Deborah, abbiamo detto in macchina che questo potrebbe essere un giorno importante della tua vita, no? Certo, Antonio. Allora, noi intanto ringraziamo Alfredo per averci accolto e per aver dato questa possibilità. Noi vorremmo sapere, lei vorrebbe sapere, non sono la mamma che accompagna la figlia al colloquio, è solo, no, non sono la mamma, è solo perché occupandoci della loro storia dall'inizio ci teniamo a che né tu e né lei abbiate nessun tipo di problema, no? Quindi vorrei capire di che cosa si tratta e in che impegno avrebbe Deborah. Allora, noi, come vi ho anticipato prima, noi ci occupiamo di pulizie, di servizi per l'impresa. In questo caso stiamo cercando una figura che gestisca questo, diciamo, questo stabile per quanto riguarda le pulizie. Ci siamo affidati a loro e ci hanno consigliato te e vogliamo darti questa possibilità per poter lavorare con noi e metterti di nuovo in gioco, perché è giusto che ognuno abbia una seconda possibilità. Io ti ringrazio davvero con tutto il mio cuore, questa occasione non la sprecherò. Ne siamo sicuri. Non vi deluderò, Antonio, se l'occhio, se l'occhio non mente, se l'occhio non mente, a parte l'emozione dell'imprenditore davanti alla telecamera, cioè, io vedo anche in te una, Antonio, una gioia, conosce, e una determinazione ad andare avanti. Felicissima. È chiaro, immagino, ma questa è una mia domanda, così, che si tratterà di un primo periodo di prova, perché cosa consisterà? Iniziamo con un periodo di prova e in modo tale da valutare anche la tua, le tue capacità, sì, e diciamo la tua affidabilità, perché... Con la possibilità però di crescere. Ci mancherebbe, non stai scherzando. Io non vedo l'ora di iniziare. Anche noi. E quindi, siccome siamo a fine mese, immagino che si tratterà di... Sì, ma dall'inizio del mese di novembre, quindi ci siamo. Una settimana, il tempo che prepari la tua documentazione, vai all'ufficio dell'impiego, ti registri, sì, prepari la tua documentazione. Settimana. Assolutamente, sì. In modo tale da poter subito partire. Quindi inizialmente potrei anche fare le tue cose che fai adesso. Antonio, vedi, questo è per dire... che durante il video, cioè a vedere il video, qualcuno mi ha cercato. Io ho sempre detto a lei, per ogni 100 critiche che avrai, ci sarà sempre uno che dirà, perché avete no, visto? Proviamoci. Quindi all'inizio era molto tesa per il fatto che aveva un effluvio di critiche, di offese abominevoli. Però in mezzo a tutto questo schifo, c'è anche chi evidentemente, come ci stai dimostrando, magari... Spero che tu non te ne penta. Ma me lo auguro anch'io. Per no, qualunque cosa, non, per qualunque non, cosa non io poi a un certo punto ti chiederò di avere un rapporto direttamente con lei, perché è lei la tua dipendente, quindi così deve essere. Dovrà raggiungere lei il lavoro, dovrà fare le cose che richiedi, quindi è lei che deve badare a se stessa. Assolutamente. All'inizio magari l'aiutiamo perché è ci un aiutiamo po', tutti quanti. Appunto, ma poi sarà un nostro problema. Spero di no. No, spero no, di no. Un problema è positivo, anzi, non spero per te un problema di meno. Esatto. Se te l'ha risolto vuol dire che è un problema di meno. No, ci troveremo bene, vedrai. No, non ho dubbi, se dipende da te. Sì, Antonio, ma io non posso mai permettermi di sbagliare e di deludervi e soprattutto di far vincere tutti questi che scrivono. Vabbè, ci sta, devo dire questa volta ci sta. Hai visto il gesto dell'ombrello? Quando ci vuole questa volta ci sta. E dunque per ora, e posso dire con soddisfazione, solo per ora, dalla ISB Servizi Integrati è quasi tutto. Grazie veramente di cuore, Alfredo, per aver creduto in Deborah. E chissà che adesso con il lavoro e poi Samir non si riescano a risollevare. È quasi tutto. È solo per ora. Mi sembra andato bene. Una bellissima proposta. Sì, bellissime persone. Anche splendide. Per il fatto di salire man mano, acquisire man mano una fiducia. E certo. Quindi due giorni, si comincia con due giorni, poi da te da pensi, normale. 3, 4, 5, tutta la settimana. Perché se non vado bene non è che la persona dice Deborah viene a lavorare, è normale, però siccome io l'ho fatto questo lavoro, quindi sono avvantaggiata, so come si fa. C'è una difficoltà però. Quella di arrivare qua. No, non è una difficoltà perché io prenderò il treno, arrivo alla stazione, prendo l'autobus e me ne vengo. Vabbè, quindi l'importante non è che tu hai una settimana per organizzarti, sì, Antonio, su come no, devi fare. Non è problema alla fine. Alla i problemi morte. Sono altri. Ma che problemi? I problemi li mangio a colazione, voglio. Si sta proprio sta sbilanciando in questi giorni. In macchina sono nata pronta, ma i problemi li mangio a colazione. Il leone si stava solo riposando. Addirittura. Mi sono ripresa, ragazzi, alla grande, mi sono ripresa. E non mi lascerò schiacciare dai vostri commenti perché io sono di più, io valgo di più, sono una ragazza caduta nella druga, al basso caduta. Ma adesso è finita. Mo mi sono ripresa. Ora guardate
e state zitti e basta. Solo per ora è quasi tutto, continuate a seguirci.